Buonasera a tutti e benvenuti. Abbiamo qui un nostro carissimo collega che ha davanti a sé una nuova sfida di tornarsene in Austria. Peccato che perdiamo questi due colleghi austriaci che hanno iniziato insieme a me e a tanti altri questo percorso. Lui è il direttore del Palazzo Ducale di Mantova, del quale ha fatto non solo molto parlare, ma nel quale ha fatto tantissimi lavori stupendi, variegati, diversi, pieni di fantasia, perché lui non solo è direttore di un museo, ma lui è anche artista, lui scrive libri, lui fa di tutto e di più, insegna all'università, al Politecnico di Milano e anche a casa sua in Austria. Insomma, ha fatto un percorso molto importante del quale ci fa partecipe questa sera e vi invito tutti ad andare a Mantova a vedere poi questo museo, ed è per quello che facciamo questa rassegna, per invitare proprio a fare queste gite nel bel paese. Qui c'è una presentazione di un esperto, in questo caso Peter Assmann, e poi bisogna andare sul posto, l'estate vicina, quindi vi fate una bella gita e controllate se quello che lui dirà adesso qui è vero. Io l'ho già controllato prima, altrimenti non l'avrei fatto venire. Quindi ora passo la parola al nostro caro direttore Peter Assmann del Palazzo Ducale di Mantova. Vai. Grazie. Grazie per il vostro interesse, grazie che siete venuti qua, proprio un'espedizione nel caldo, ma spero che non vi pentite di questa visita, che io vi porto ovviamente in una città, io mi siedo, in una città che ha anche una famiglia grande. Naturalmente si sa, Firenze vive dalla famiglia dei Medici, ma noi a Mantova abbiamo la famiglia dei Gonzaga, e io devo dire che Sex and Crime abbiamo anche almeno così, diciamo, all'alto livello, come si può vedere nella storia della famiglia dei Medici. Mantova, vedete qua, naturalmente foto molto bello, è una piccola città, dovete immaginare una città che ha 46.000 abitanti, 46. E solo per dirvi che il nostro museo negli ultimi 3 anni ha fatto oltre 300.000 visitatori. Quindi qui siamo in un hotspot davvero del turismo. Anche parlando qua, in questo luogo, davanti a David, del numero di visitatori, è una vergogna per tutti. Ma un po' bisogna anche dire che ci sono altri luoghi, altri proprio eccellenze della storia dell'arte italiana. Come vedete, questa è la vecchia città di Mantova, proprio i laghi che sono sempre il rivo Mincio, che circondano un po' questo nucleo ancora molto rinascimentale della città di Mantova, perché Mantova ha avuto la fortuna di, nell'età barocco, nell'Ottocento, di non essere stato toccata più, quindi è stato un po' abbandonato da parte degli italiani, che hanno sempre fatto Milano e puntato su Milano come capitale della Lombardia. Mantova oggi fa parte della Lombardia, ma se tu chiedi ad un mantovano tu sei lombardo, ti dicono di no, perché la loro cultura è un po' difficile da mettere in relazione ad altri. La città grande più vicino è Verona, sono 35 chilometri, e poi la cultura è più una cultura emiliana. Se vi ricordate del film Bertolucci 900, quindi questo della storia dell'Italia proprio del 900, quindi tutte le scene sono state girate intorno a Mantova, quindi parla di questo territorio anche poi
sottotitolo c'è scritto: io dedico questo film al popolo della Emilia. Quindi anche qui è molto interessante la situazione della città. Qui potete vedere che il nostro Palazzo Ducale non è mica una piccola casa di campagna, ma è proprio un complesso. È un grande complesso, un complesso con oltre 1000 stanze e oltre 36.000 metri quadri. Cioè è molto grande, un po' si potrebbe dire dopo il Vaticano siamo noi, anche se la Reggia di Caserta semplicemente puntando sull'aritmetica è ancora un po' più grande. Ma il fascino di questo è proprio che non è un palazzo solo, due palazzi, è proprio una serie, è una città nella città, con una grande chiesa nel centro dedicata a Santa Barbara, la santa dell'artiglieria, quindi proprio quel mestiere che hanno avuto i Gonzaga come, diciamo, grandi signori della guerra, e poi una serie dei palazzi, giardini, strade, piazze. Quindi proprio una città nella città, solo che ci vive solo una persona, sono io nel mio piccolo alloggio di servizio, ma del resto abbiamo più o meno tutto che ci vuole per una città. Un po' di storia, quindi la famiglia Gonzaga ha preso proprio possessione, si potrebbe dire proprio possessione della città e del territorio nell'anno 1328 e fino al 1707, cioè un po' vicino alla storia del Granducato di Toscana, esisteva questa storia dei primi dei marchesi e poi dei duchi dei Gonzaga. Gonzaga è una famiglia un po' più vicino agli Asburgo, cioè all'impero, ma anche con la stessa storia, proprio in parallelo un po' con la stirpe dei Medici, quindi sarebbe molto interessante di semplicemente fare in parallelo il racconto della storia. Poi ci ha parlato, abbiamo circa 150 anni di dominio austriaco dopo Napoleone e prima, e poi diciamo la storia dell'Italia che ha preso questo territorio con tutti i cambiamenti già spiegati. E poi abbiamo questa Reggia, che è stata una Reggia alla grande, una Reggia proprio attrezzata di lusso, ma bisogna anche capire non solo di lusso d'arte. I Gonzaga hanno avuto i cavalli più forti di quasi tutta l'Europa, hanno creato una cucina proprio se stessa, quindi una cucina di lusso, teatro, musica, quindi proprio una corte alla grande, e fin dal 400 questa corte, questa vita di corte impressionava sempre tutti gli ospiti, tutti gli imperatori passavano per Mantova e naturalmente hanno puntato anche tanto sugli artisti. Hanno voluto fin dall'inizio del 400 far venire a Mantova gli artisti più grandi dell'epoca. Hanno pagato molto, per esempio, per far venire Pisanello, per creare io non posso dire un affresco, proprio un dipinto in tanti strati, tante tecniche su muro, che è uno dei più grandi lì affreschi senza un contenuto religioso. Poi hanno fatto venire Mantegna, anche pagando molto molto, per creare la famosa Camera degli Sposi e tante altre opere. Poi hanno pagato molto per far venire Giulio Romano, anche lui il grande star a Roma, proprio erede di Raffaello, proprio, ma l'hanno fatto venire a Mantova e così via, perché anche un nome, Rubens, per esempio, è stato un artist in residence, come si direbbe oggi. Ma non solo la pittura, abbiamo la storia di Claudio Monteverdi, sapete bene, nato a Cremona, poi morto a Venezia, ma diciamo Monteverdi è diventato Monteverdi a Mantova,
diventando da uno che suonava un istrumento il grande direttore della musica, creando anche la prima opera lirica a Mantova. Abbiamo una storia di edizioni, dei libri su tutti gli aspetti, fortissimo, sempre legato a Mantova. Solo che questo periodo è un periodo abbastanza breve e quindi finiva più o meno già all'inizio del 600, quando la stirpe di Gonzaga ha preso delle decisioni, diciamo, sbagliate. Io dico sempre il declino è arrivato quando Mantova non è andato più vicino all'Austria, ma si allontanava un po', e già nell'inizio del 600 la famiglia ha dovuto vendere tante opere d'arte. Quindi non è solo il sacco di Mantova che ha prodotto dei problemi finanziari, ma i passi già durante il secolo, sempre di vendere di quello che è stato la Celeste Galleria, cioè proprio la grande collezione dei Gonzaga. Io cambio argomento subito, perché questa reccia, questo grande complesso architettonico è la base per questo nuovo museo autonomo che siamo diventati nel 2015, ma dovete anche sapere che noi non siamo solo un luogo d'eccellenza per l'arte, per la cultura, ma anche per la natura. Abbiamo il titolo proprio che siamo un monumento vivo, specialmente perché abbiamo tanti animali e non solo le zanzare, che sono proprio strepitose a Mantova, ma abbiamo anche qualche animale che mangiano le zanzare. Sono questi, si chiamano chirotteri, perché è una sorta di pipistrelli molto speciale, ne esistono solo due colonie in Italia, e quelli sono circa 2000 che vivono nei sotterranei del castello. Io ci sono stato una volta, è fantastico proprio vedere il mini Batman, Batgirl, eccetera, quindi quando girano in questi ambienti. È anche un modo per, diciamo, almeno diminuire un po' le colonie dei zanzari, perché dovete immaginare, uno di coloro mangia circa 100 zanzare al giorno, cioè di notte, quindi funziona abbastanza bene. A proposito, parlando della natura, quando sono venuto a Mantova, ok, adesso dico una cosa un po' forte, ma girando il palazzo enorme, per volevo orientarmi in questi 1442 sale ambienti, io ho trovato più piccioni morti e vivi che visitatori. E questo per noi è stato un danno enorme, sempre così, e si è provato tanti mezzi per diminuire un po' il numero dei piccioni, ma l'unica cosa che funziona davvero sono le rondine. E le rondine, perché fanno sempre gnau, 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 e creano così tanto stress che non c'è vita sessuale per i piccioni. Quindi adesso il numero dei piccioni si è proprio diminuito alla grande. Quindi posso suggerire questo come grande soluzione intranaturale, senza alcune altre cose. Quindi volevo puntare anche su un argomento che forse non vi aspettate subito. Ma naturalmente parliamo adesso un po' del museo. Io ci ho detto che quello che io non potevo mai immaginarmi, anche studiando il museo, quello che mi aspettavo poi proprio a Mantova. Dico solo una cosa, dovete immaginare, c'è un Rubens, uno dei più grandi, il più grande che esisteva in Italia, il più importante della prima fase, perché è proprio per l'altar maggiore della chiesa dei Gesuiti a Mantova, ha creato un quadro enorme, che ha avuto una didascalia a 50 centimetri sopra soglia, e tipo scritto.
Allora, l'ultima macchina a battere, non so, parliamo dell'anno 1995 qualcosa, e quindi da questa epoca risale a una didascalia che è l'unica informazione in sala che questo è un Rubens importantissimo. Ok, questo solo per dirvi. Poi la visita alla Camera degli Sposi è stato semplicemente limitato a 5 minuti e poi niente, nella Camera degli Sposi si trovavano 10 righe che questo è la Camera degli Sposi voluto da Ludovico II, eccetera, eccetera. Capolavoro di Mantegna, basta. E qui io devo, no, dobbiamo creare un'altra valorizzazione della visita, dobbiamo spiegare perché questa Camera degli Sposi è così importante. Quindi, per esempio, abbiamo creato, diciamo, prima uno spazio con delle didascalie da leggere, perché ovviamente quando abbiamo molti visitatori i gruppi devono un po' aspettare. Poi abbiamo creato un video che dura proprio 5 minuti, così questo gruppo di 25 persone al massimo può già adattarsi, ha già dell'informazione e poi va in diretto alla Camera. Quindi questo solo per dirvi alcuni interventi che abbiamo fatto. Oppure qua, davanti al quadro di Rubens, che è stato tagliato proprio da un ufficiale francese, poi sono tagliati fuori alcuni ritratti, eccetera, per venderli meglio al mercato, e tutta quella storia così interessante, così importante, l'abbiamo messo insieme un po' in diverse didascalie, naturalmente, ma anche in una tenda che di tanto in tanto mettiamo davanti al quadro per spiegare questo è stato il grande quadro, e qui abbiamo dei segni dove sono stati tagliati fuori altri quadri. Poi abbiamo anche avuto come ospite uno di questi quadri che si trova in una fondazione italiana, a Magnani Rocca. Un altro discorso. Tanti dipinti del Palazzo Ducale sono stati venduti, sono stati semplicemente non ci sono più. E sono anche dipinti che hanno un grande valore per, diciamo, per capire meglio l'insieme di una decorazione artistica. Per esempio qui nel nostro Sala dei Marchesi e poi anche nei Sala dei Ducchi, un pittore del quale forse avete sentito anche il nome, non è fiorentino, è proprio il non fiorentino del Cinquecento, cioè Tintoretto, che ha lasciato il suo amato Venezia solo per andare a Mantova per prendere questo impegno di creare grandi tele, 8 grandi tele, che parlano della storia dei Gonzaga. Questi sono stati venduti, quindi mai nessuna possibilità di averli, perché sono tanti vincoli naturalmente di trasporto e anche su altri aspetti. Dopo una grande discussione, dopo anche col nostro comitato scientifico, dopo anche una ricerca per dire esattamente dove si sono stati collocati questi dipinti, li abbiamo semplicemente fatto una copia, naturalmente pagando molto per una copia fatto bene in modo digitale. Adesso si trovano proprio dove erano collocati per secoli, e tutta la sala adesso ha l'aspetto come è nata. E qui è stata una bella sorpresa per tante persone di vedere proprio per la prima volta anche questi dipinti al loro posto per il quale sono state fatte. Poi creando naturalmente percorsi museali, quel poco di collezione che abbiamo, perché non siamo così un museo ricco. Mi ripeto, questo museo non è nato sulla base di una collezione, anzi la collezione più o meno è venuto dopo, perché prima si prese la decisione proprio di creare col Palazzo Ducale un museo, per non metterlo più a disposizione di tutti, per ognuno prendeva il suo, quindi è stato più o meno un cantiere aperto. Qui anche a Mantova, per esempio, è nata la prima società per creare un museo, parliamo degli anni 1890.
Abbiamo creato un piccolo museo archeologico con la famosa collezione dei Gonzaga, quella di Sabbioneta, quindi Vespasiano Gonzaga è stato un grande collezionista che non ha solo eretto questa città di Sabbioneta, ma anche messo insieme una grande collezione d'arte antica che più o meno per caso è stato dimenticato qua a Sabbioneta e poi, diciamo, dalla burocrazia austriaca è stato portato per salvarla semplicemente a Mantova e dedicato al Palazzo Ducale nostro. Noi abbiamo creato un nuovo allestimento e l'abbiamo messo proprio insieme con le sale decorate da Giulio Romano, perché Giulio Romano prendeva proprio esempio di questi, alcuni di questi pezzi, perché Giulio Romano è stato non solo, diciamo, pittore di corte, è stato proprio il soprintendente delle arti, ma su tutti gli aspetti delle arti, come è stato chiamato dal suo duca generale maestro delle fabbriche, proprio un grande che si deve occuparsi di tutti gli aspetti dell'arte. Qui a Firenze abbiamo la figura di Giorgio Vasari, che è proprio cresciuto in questo ruolo. A Mantova c'era un po' prima Giulio Romano e, come sapete bene, Giorgio Vasari ha dedicato tante righe nella prima edizione della sua vita a Giulio Romano e ha proprio descritto ben bene l'esempio di questo artista, che è molto di più che un semplice artista, che è proprio un manager dell'arte per tutti gli aspetti del Ducato dei Gonzaga. Alcuni aspetti della presentazione. Poi, come sapete, Mantova è stato colpito molto dal terremoto di 2012. Tante cose che sono state distrutte, ma niente di grande, per così dire, tranne il campanile in parte, proprio, diciamo, in cima del campanile della nostra chiesa, della nostra Basilica di Santa Barbara. Ma dentro il palazzo si trovano sempre delle fissure che sono diventate crepe, pezzi che sono caduti, cioè queste piccole cose per il restauro dei quali nessuno ti dà una lira, ma tu devi chiudere la sala, e tutte queste sale sono state chiuse. E noi man mano adesso abbiamo preso uno dopo l'altro, abbiamo creato progetti di restauro, abbiamo trovato anche dei sponsor, abbiamo trovato dei sostegno anche naturalmente a livello scientifico, vi parlo poi dopo, e così adesso abbiamo riaperto tante spazi del Palazzo Ducale che sotto la soprintendenza prima erano semplicemente chiuse. Per la grande mostra di Giulio Romano di quest'anno apriamo un altro passo molto importante, cioè la Galleria della Mostra, il nucleo, quasi il primo museo, per così dire, al Palazzo Ducale. Una galleria che è stata appositamente proprio per presentare la collezione dei Gonzaga. Sì, altro progetto di restauro è stato nella nostra sala più grande, la sala di Manto. Io mi sono un po' inventato l'idea che la gente ha grande interesse per questo, e io volevo anche fin dall'inizio far partecipare molto di più i mantovani e naturalmente anche gli ospiti di Mantova a prendersi parte, quindi anche emozionalmente, dei restauri, dei progetti che apriamo. Io l'ho chiamato semplicemente una strategia di aprire le porte. Anche per questo restauro abbiamo fatto, tour guidate per farli salire qui al Travatello, e ha funzionato bene. Cioè, la gente pagava anche 10 euro per semplicemente salire e vedere da vicino e avere questa vista così intima, così importante, anche davanti ad una
pittura proprio alchimistica, perché qui nella sala di Mantova nessuno ha mai ancora proprio fatto un'indagine, un'analisi, qual è stata la tecnica che si usava per creare questo dipinto su muro, che non è un affresco semplicemente, è un po' di tutto, c'è anche la cera dentro, molto interessante. La ricerca potevamo fare insieme con l'Università di Verona, che sono un po' specializzati su queste analisi non invasive, e hanno per 4 anni adesso abbiamo creato con loro anche una rete europea, quindi adesso entrando anche un'università della Spagna in questo ambiente delle ricerche. Poi abbiamo creato spazi per mostre. E la mia idea era, da una parte, avere a disposizione proprio tanti spazi per l'arte contemporanea e anche uno spazio dedicato a delle mostre, facciamo, più storiche. Ma il nostro punto, e per me è stato chiaro che non, con il nostro budget non possiamo mai andare in concorrenza alle grandi città. Cioè, se tu vuoi vedere, per esempio, Caravaggio, devi andare a Roma o eventualmente a Milano, forse a Firenze, ma a Mantova non ce la facciamo semplicemente. Quindi io puntavo un po' su un programma, non dico di nicchia, ma almeno con un profilo un po' diverso, cioè arte in combinazione con la storia della cultura. Non volevamo mai fare semplicemente una mostra su un pittore, ma volevamo sempre spiegare un po' la cultura che sta dietro, intorno ad un percorso artistico. In questo caso vi mostro un esempio della nostra mostra che abbiamo creato insieme con l'Opificio delle Pietre Dure. Voi sapete bene che sono solo 100 metri di qua, no? Qua. Ognuno fa così. Io direi di qua. Ma, sì. E allora io, un piccolo po', sono anche fiorentino, perché ho scritto la mia tesi di laurea proprio qua a Firenze, anche qui vicino, in questo caso siamo qua al Kunsthistorisches, e io portavo dentro di me sempre un fascino per questo opificio delle pietre dure. Il museo è piccolino ma bellissimo, e la roba è una roba stupenda e parla proprio di un'eccellenza italiana che si trova solo qua. E non è stato per niente valutato. 30 anni senza mostra. Quando io sono venuto a presentare l'idea, hanno detto, dai, mostra, che cos'è? Oh, ok, ma poi abbiamo collaborato bellissimo e abbiamo creato anche un ambiente, grazie all'architetto Paltera e il suo staff, che anche un fiorentino è presente, quindi di valutare questi tesori proprio della storia della cultura, in questo caso dico dell'Italia, ma non semplicemente per creare un fascino del materiale, soprattutto perché pietre dure è un lavoro duro, come dice il nome, proprio lavorare su quella pietra, ma creando anche un'altra attenzione. Perché io mi ricordo, io una volta in vita mia sono stato invitato al Presidente della Repubblica austriaca a Vienna, nella Hofburg, nei suoi ambienti. Poi ho visto opere di pietre dure qua e ho detto subito, ma dai, bellissimo, sono di Firenze, lo vedo subito. Come sono arrivati qua a Vienna, non si sa niente di questo, eccetera. Il presidente, cioè il suo aiutante, naturalmente ha detto no, attenzione, perché io ho detto dobbiamo fare una mostra subito perché è così bello questo. No, questo è del presidente, cioè attenzione, quindi rispetto, niente. E non una volta, io sono metà tirolese, quindi se mi mette
un'idea dentro la mia testa, io la seguo un po'. È cambiato il presidente, visto la possibilità di creare una mostra insieme con l'opificio, io ho insistito molto di avere prestiti anche da parte della Hofburg e ci sono riuscito, quindi ho riportato dall'Austria una parte di una serie che ha commissionato Franz Stefan in qualità di archiduca, di granduca della Toscana, quindi il primo dei Lorena che è arrivato qua in Toscana, e lui amava molto l'arte, ma è stato sempre affascinato della natura e quindi ha preso questi lavori, ha commissionato ogni anno almeno un'opera che l'hanno portato a Vienna, quindi una raccolta bellissima, una collezione della quale non si sa niente in Italia, e quindi abbiamo creato un'altra attenzione. Adesso l'opificio prova anche di riportarli un'altra volta a Firenze, speriamo bene. Quindi questo, quanto a me, una mostra che non crea solo bellezza e attenzione, ma crea anche un'altra conoscenza, altri rapporti che poi saranno anche da essere seguiti nel futuro. Poi dell'arte contemporanea. Perché l'arte contemporanea? Io ho detto a tutti, quando mi hanno chiesto, ma dovete immaginare quando è stato il periodo d'oro per Mantova. Mantova è stato del tutto contemporanea, una, per così dire, Isabella d'Este. Ogni giorno scriveva almeno, non so, 20 sms a tutta l'Europa, in questa epoca naturalmente si chiamavano lettere, ma quindi c'era questa volontà di stare in contatto, di sapere un po' tutto quello che succede nei corti, sulla vita politica, sulla vita della cultura, vita della moda, eccetera. Quindi una contemporaneità al massimo. Quindi per quasi due secoli Gonzaga hanno seguito questa strada. Quindi se si vuole ridare una vita a questa Reccia, ok, dobbiamo andare a questa politica. E quindi io ho fatto venire al massimo gli artisti contemporanei, anche attraverso una collaborazione con tante altre associazioni, con tante altre fondazioni, tanti altri partner. E non è stato, diciamo, non sono stato loro a chiedere gentilmente, umilmente, possiamo, eccetera, ma io ho dato l'invito, collaboriamo, mettiamoci un bel progetto. In questo caso, ma una mostra di Mario Schifano, ma ne abbiamo fatto con Michelangelo Pistoletto, anche proprio alla grande, ultimamente con Hermann Nitsch, che ha creato tanta attenzione, ma anche tanta critica. Tante altre mostre. Poi, una cosa alla quale io fin dall'inizio ho tenuto molto, di creare un po' di amiglioramento per i nostri visitatori. Abbiamo avuto una biglietteria proprio dentro il palazzo, nascosto all'ultimo angolo, dove quasi entrando si faceva già una fila che alla fine nessuno sapeva dove comincia, dove finisce questa fila. Quindi io ho creato subito una nuova biglietteria, ma proprio vicino all'ingresso. E si vede subito da fuori la fila che abbiamo anche noi, scusami, ma l'Accademia naturalmente è la più grande, ma anche qui, e almeno si può poi vedere, e poi abbiamo creato un sistema di informazione, abbiamo subito creato anche altri tipi di biglietti, un biglietto annuale per così dire per i mantovani, chiaramente se tu più o meno se vai due volte al museo e paghi più o meno la stessa somma, cioè è proprio un incentivo per avere più pubblico da parte di Mantova, e ha funzionato anche. Un progetto al quale tengo molto è un'apertura, una riapertura
fra la chiesa di Santa Barbara, che è ancora in possessione della chiesa, dove c'è un rettore, dove c'è una vita religiosa, e il palazzo ducale. Dovete sapere, nel 1880 qualcosa, non mi ricordo bene, lo Stato italiano e la Chiesa cattolica hanno litigato così fortemente sulla questione che lo Stato ha semplicemente eretto un muro di Berlino fra chiesa e palazzo. Ci volevano due vescovi, ma alla fine ci sono riuscito, perché io ho detto: ma non possiamo riaprire questo muro, possiamo abbatterlo, possiamo semplicemente far venire anche i nostri visitatori almeno di vedere una parte della chiesa, senza togliere niente dell'autonomia, eccetera eccetera. Ci siamo riusciti, un momento di successo per me è stato proprio, cioè, io nel mio comitato scientifico un professore piccolino, molto critico, che sa tutto e mette sul dito e il sale sempre su tutte le ferite, eccetera eccetera. Ma in questa occasione lui piangeva, ha detto: mi hai fatto, diciamo, una gioia enorme semplicemente per portare a casa questo progetto. Quindi questo, anche se sono momenti individuali, questi sono i veri successi della vita di un direttore. Sì, il momento attuale dell'Accademia, naturalmente noi abbiamo cominciato subito, quindi dopo 2 settimane ho visto, ma esistono circa 5 luoghi diversi del Palazzo Ducale di Mantova, scritture completamente, quindi abbiamo creato un luogo, abbiamo creato un colore, abbiamo creato proprio una strada per essere visibile come una istituzione, come si deve. Creato un nuovo sito, creato naturalmente un account per i social, ma dovete immaginare tutto questo senza una figura di promozione, di pubblicità, eccetera. Quindi i social ha gestito, perché io non ne so molto, mia figlia mi ha detto: papà, tu sei troppo vecchio per quello, non vai su quello. Queste cose gestisce ancora mia segretaria, che è proprio a casa con un mano un po' si mette mano sui bambini, con l'altro segue un po' i social del Palazzo Ducale. E abbiamo creato, lei ha potuto creare sempre più attenzione verso di noi. Sì, piccole cose, ma anche piccoli diciamo successi, naturalmente sono sempre le valutazioni da parte dei visitatori. TripAdvisor non è tutto, ma un po' adesso è diventato anche un sistema di orientarsi, e anche, diciamo, sulla reputazione, eccetera. Piccoli successi per, mi ripeto, per una cosa che alla fine nessuno credeva proprio che Mantova ce la fa come museo, perché siamo entrati come ultimi nella serie dei primi 20 musei per questa strada del museo autonomo. Sì, abbiamo creato una nuova collana per le nostre mostre, una cosa tascabile, quindi niente di grandi cataloghi. E poi una cosa sulla quale che punto molto è la didattica. Quindi un museo senza didattica non è un museo. Ci vuole proprio l'spiegazione, ci vuole un sistema di comunicazione, ci vuole proprio una strategia, e ci vogliono tante iniziative. E non solo un'audio guida, un medio guida, non so, iscrizione fatto bene, ma anche elementi che mettono più emozione, che fanno più una condivisione. Naturalmente ogni museo deve trovare il suo, ma noi per esempio lavoriamo con attori che mettono in scena la Isabella d'Este e la spiegano la sua vita. Adesso andiamo su Giulio Romano, anche proprio fare un piccolo teatro
dentro il museo i costi non sono così alti e la gente reagisce benissimo. Una cosa al quale tengo molto è il laboratorio di disegno, quindi ogni settimana c'è un laboratorio di disegno da noi al Ducale. Un disegno semplicemente, quindi io mi metto davanti ad una figura per imparare. È una cosa molto aperta, ogni visitatore può partecipare, c'è sempre un po' un foglietto di più e una matita e l'invito da parte degli altri partecipanti, ok, metti anche di qua, c'è un tavolo, provi anche tu. E poi io sono artista e da oltre 25 anni io collaboro con quei persone che in Italia con la lingua italiana sono stati chiamati così bello quanto a me, diversamente abile, perché con loro in gran parte sono davvero diversamente abili, hanno altre abilità, conoscenze che abbiamo noi, e noi abbiamo creato proprio un laboratorio che si chiama Bello Aperto, dove da una parte possono lavorare loro tra di loro, ma anche congiunto con l'altro laboratorio del disegno. E questo sono sempre una volta al mese i momenti più intimi, più interessanti, più comunicativi, quando si incrociano proprio queste due strategie un po' diverse. Sì, un po' di orgoglio per quello, come vedete, il numero di visitatori naturalmente va insieme sempre con un aumento degli introiti, ma in una casa come quella è tutto vergognoso di parlare dei visitatori. Vorrei farvi sapere solo che diciamo in una città con 46.000 abitanti arrivare ad un numero di 360 nel primo anno, che è più grande che il numero dei visitatori della Brera, e poi stabilire una somma di 320.000 visitatori, che è un numero più grande che l'Accademia di Venezia, quindi credo che sia un po' di successo. Quest'anno abbiamo, in rispetto all'anno scorso, un più fino a fine di giugno di circa 10.000 persone, visitatori in più, e non ancora fatto la grande mostra di Giulio Romano, che è proprio il nostro highlight di quest'anno. Ok, quindi qua sono i numeri. Ah, qui vedete una foto di un'iniziativa alla quale tengo anche molto. Si chiama Scultura in Piazza. La nostra piazza più grande è il Piazza Castello. E tutta la gente che vuole vedere la Camera degli Sposi deve trapassare questa piazza. E mi è venuta l'idea, perché qui non mettiamo come ospiti solo per un anno una scultura contemporanea. Ho trovato un'associazione che mi aiuta, Mantova Creativa si chiama, ho trovato uno sponsor che è la ditta Lubium, tra l'altro anche il sponsor di Ace Fiorentino, da quello che, se non mi ricordo male, producono delle, diciamo, delle giacche che io non mi permetterebbe di portare. Sono bellissime ma un po' costose, ma loro hanno pagato come sponsor il tot della somma di questo progetto. Primo anno, ok, andiamo a provare. Poi hanno visto il successo, hanno visto la bellezza, hanno visto l'importanza del progetto, e adesso siamo alla quarta edizione e loro sono diventati anche sponsor per Giulio Romano, perché ci regalano proprio una capsule collection per uomini sulla base dei dipinti di Giulio Romano. Ultimamente abbiamo, io direi un po' dovuto, anche prendere il museo archeologico, che fa parte architettonicamente del complesso, ma strutturalmente è stato assegnato al polo museale. Una situazione molto strana, ma ok, all'ultimo momento
ce l'hanno dato, affidato, naturalmente senza nessuna lira in più e nessun personale in più, quindi abbiamo dovuto gestire tutti noi. Forse avete sentito un po' degli amanti di Mantova, amanti di Valdaro, Valdaro è una frazione di Mantova, quindi questo è il capolavoro per così dire. Quello che io volevo sempre anche puntare qua su una nuova gestione, quindi nuovo allestimento, che in parte devo dire che fu fatto già dal Polo Museale, ma con una nuova mostra, dove metto anche, diciamo, l'attualità attraverso arte contemporanea. La mostra si chiama Displaced, Storia in Movimento, perché parliamo proprio dei movimenti in tempi antichi, con, documentati attraverso, diciamo, gli oggetti del museo archeologico e poi una reinterpretazione da parte di un'artista tedesca. Un altro progetto d'arte contemporanea è stato questo Biennale Light Art, che, come si sa della parola biennale, ogni due anni è il nostro piano di farlo, di organizzarlo. L'abbiamo fatto in seconda edizione e, come vedete, è proprio un lavorone, cioè andare nel fossato per mettere qua delle figure illuminate, poi una grande installazione dentro la cavallerizza, che è un capolavoro di Giulio Romano, come vedete nella foto. È stato semplicemente bellissimo a far vedere attraverso queste opere d'arte di artisti contemporanei internazionali che operano semplicemente con la luce, e di far vedere con nuovi occhi, con nuova luce, gli ambienti del Palazzo Ducale. E poi, questo credo che sia proprio il nostro capolavoro, Giulio Romano a Mantova. Qui, dal 6 di ottobre, ci arriva una collaborazione con Louvre. Abbiamo trovato, io fin dall'inizio, quando sentivo, no, c'è stato... ok, una lunga storia, quindi è venuto proprio il direttore della collezione grafica del Dipartimento d'Art Graphique a Mantova. Io ho parlato con lui e lui principalmente mi ha detto di sì, poi ho sviluppato un progetto e poi il Louvre ci ha detto semplicemente no, attenzione, non vi diamo semplicemente un po' dei lavori, vogliamo essere proprio il vostro partner. E così si è creato un progetto unico. Dovete immaginare, 75 opere di Giulio Romano vengono da Parigi adesso a Mantova. E sapete bene che Francia e Italia sugli aspetti della cultura non è che sono sempre fratello, ma la cosa che mi è piaciuto sempre di più, in tutte le comunicazioni la Francia ha sempre detto no, ma su Leonardo problemi, su Raffaele problemi alla grande, ma con Mantova tutto bene, quella facciamo. Quindi sarà una proprio bellissima mostra da vedere, questa nuova e stravagante maniera, come l'ha chiamato Vasari, proprio di semplicemente seguire un genio nel suo sviluppo, di diventare non più un pittore, non più un architetto, ma un concept artist, cioè uno che puntava del tutto sulla creatività e lo comunicava attraverso, diciamo, opere di carta e attraverso una grande cerchia dei collaboratori, perché lui, mi ripeto, è diventato il maestro, il generale maestro delle fabbriche, cioè uno che ha dovuto proprio occuparsene di tutto nello stato dei Gonzaga. Abbiamo fatto una bella presentazione al Louvre, proprio nella sala di presentazione. Qui uno dei nostri collaboratrici del Louvre che spiegavano davanti ad un gruppo di giornalisti un po' il progetto. Poi abbiamo già creato tante cose, ripeto, quella capsule collection della ditta Louvian, proprio
una nuova linea di moda. Si è creato un nuovo vino che si chiama Pippi Stravagante, è un po' un vino, diciamo, d'epoca, quindi cioè molto dolce. Non l'ho provato ancora, non è pronto. Poi abbiamo creato un profumo, anche quello un po' forte, non l'ho provato ancora. Abbiamo creato una linea, naturalmente, di pubblicità. E devo dire, tutto quello senza nessuna lira del comune, senza nessuna lira della provincia, senza nessuna lira della regione e senza nessun sostegno dello Stato. Tutto attraverso dei sponsor, attraverso degli amici, attraverso uno staff strepitoso che abbiamo trovato e abbiamo collaborato tanto bene. Siamo presenti all'aeroporto di Verona, tutti coloro che parcheggiano le loro macchine trovano al biglietto, diciamo, una pubblicità per Giulio Romano. E tutto questo è stato possibile solo avere delle idee, trovare un partner che si interessa e poi che sponsorizza anche, perché i nostri soldi, ma mi ripeto, per questo progetto sono una vergogna. Anche un progetto al quale tengo molto è questo restauro della Galleria della Mostra. Ultimamente forse l'avete visto solo nel film che si faceva di Rigoletto con Placido Domingo, ma già, non so, 15 anni fa. In gran parte delle scene sono state girate qua, e questo solo attraverso un contributo alla grande della Fondazione Banca Agricola di Mantova e naturalmente con uno staff dei restauratori che ci hanno aiutato. Ce la facciamo, quindi apriamo questa parte nuova da visitare del Palazzo Ducale per, a proposito della mostra. Questa è un po' una lista dei nostri progetti per quest'anno. Tante, diciamo, mostre d'arte contemporanea. Io ho dimenticato che abbiamo creato subito uno spazio del Palazzo Ducale separato solo per l'arte contemporanea, che abbiamo chiamato la Galleria, dove ogni anno facevamo 4-5 mostre diverse, anche con una tematica ben diversa, perché io non volevo one man show, cioè c'è stato sempre il discorso internazionale, specialmente abbiamo messo insieme due italiani, o un italiano e uno che viene da fuori, per proprio lavorare su questo linguaggio internazionale d'arte contemporanea. Altre iniziative, eventi, sì, vedete qua l'ingresso alla galleria, sempre incontri con tanta gente, quindi il mio obiettivo è stato semplicemente quello di portare nuova vita nel Palazzo Ducale. Una mostra che è molto attuale, un tedesco che si occupava proprio per oltre un anno semplicemente col Palazzo Ducale, e lui ha portato tante fotografie così interessanti in vari ambienti del Ducale per proprio creare una nuova prospettiva ai nostri ambienti. E questo per me è stato sempre anche uno dei diciamo, scopi più importanti, proprio di creare con ogni mostra che facciamo una nuova prospettiva, un qualcosa di più. Questa è l'edizione attuale della nostra scultura in piazza, quindi se andate a Mantova a vedere la Camera degli Sposi e poi anche Giulio Romano, trovate quella scultura che ovviamente sarà visitata da circa 500.000 di gente, quindi anche questo credo che sia una cosa bella. Questo è il piano alla grande, è l'ultimo slide che vi propongo. Proprio questi sono tutti i progetti che fin dall'inizio volevo realizzare. Sì, una parte ce l'abbiamo fatto, altri progetti sono così lontano da una realizzazione che mi viene un po' a piangere, perché per esempio
non ci siamo riusciti con quella burocrazia di avere una bar, un ristorante al Palazzo Ducale. E questo anche nell'ottica che diciamo Mantova è una capitale del mangiare, e il direttore è un bel mangione, e io per prepararmi all'incarico di Mantova ho fatto l'aiuto cuoco per 2 settimane in un ristorante a Venezia, quindi io un po' so delle cose, ma con questa burocrazia dell'Italia non ci siamo semplicemente riusciti finora, e non c'è speranza anche per il futuro. Altri progetti, sì, vedete un po' voi, quindi tante cose che funzionano, tante cose che sono ancora aperte. Per esempio sulla Isabella d'Este io direi che qui dobbiamo proprio fare un museo per questa figura. Ok, a questo punto io chiudo, grazie per il vostro interesse, e sono aperte 5 minuti per le vostre domande, perché il mio treno, e devo prendere per forza quello, parte da Firenze proprio alle 20:10. Grazie per l'attenzione. C'è una domanda? Posso? Ecco, riconosciamo l'artista da come appende il microfono, questo è molto divertente. Grazie Peter, direi che è stato un vulcano di idee, di cose, ha fatto veramente tanto. Ti ho sempre invidiato per lo spazio che avete. Perché? Sì. Sì, portiamo il Davide a voi. E comunque ho visto anche che hanno copiato il nostro ventaglio, però me l'ha confessato subito che questo è stato un bello spunto. Se non ci sono delle domande e se lui è stato esaustivo, lo facciamo partire, perché altrimenti perde il treno. Sono contenta che tu sia venuto, perché domattina lui parte presto per andare a Innsbruck, e quindi abbiamo avuto l'occasione di sentire questo nostro direttore super innovativo, e ringrazio Peter, auguro insomma un buon proseguimento, e sono curiosa di vedere la mostra inaugurata da te. Ecco, Jean-Luc Martinez, che è il direttore generale del Louvre, verrà, e quindi insomma avete visto che non è roba da poco, portare tutta questa vita a Mantova. Ringrazio, e se non ci sono domande, liberiamo Peter. Grazie.